oggi l'unico argomento di cui le persone vogliono parlare è Clark, la cometa sì, interstellare. Si parla d'altro, è la notizia ormai del giorno. Non riesco a vedere Clark. Magari sta ancora dormendo. Papà. Alcuni dei frammenti più grandi di Clark stanno per entrare nella nostra atmosfera. Esatto, e molto presto saranno visibili in cielo. Scommetto le solite che cose. Sarà uno spettacolo magnifico. Ehi, avete visto? Papà, dove stanno andando? Ah, non lo so. Uno di quei pezzi sta per colpirci. Colpirci? E un frammento cadrà nell'oceano. Due. Guardate che meraviglia. Uno. Ma dov'è l'esplosione? Abbiamo appena saputo che il frammento ha colpito la Florida centrale. Oh mio Dio! Pensate che ne cadranno altri. Forza, andiamo! Il cielo sta andando a fuoco! Due giorni. Si sono sbagliati, i frammenti sono tanti. Ci distruggeranno. Le agenzie spaziali prevedono un'estinzione di massa. Resteremo insieme, capito? Dobbiamo solo metterci in salvo. Hanno tracciato i voli militari fino nei bunker in Groenlandia. È l'unica possibilità. Tornate indietro! Non vi avvicinate, tornate indietro. Ripeto, non andiamo, vi avvicinate. Gettate le armi! Allontanatevi subito. Allison! Nathan! Allison! Dov'è papà? Lo troveremo, va tutto bene. Il frammento più grande ci colpirà tra meno di 24 ore. Giuro che porterò la mia famiglia in quel bunker. Ce la farai, figliolo. Se state ascoltando questa trasmissione, cercate subito un rifugio. Che c'è? Che succede? State ascoltando questa trasmissione. Oh mio Dio, John, vai! Cercate subito un rifugio. Tieniti forte, Nathan! Cercate subito un rifugio. Cercate subito un rifugio.